Buonasera a tutti quanti, cari telespettatori, care telespettatrici. Eccomi qui per una breve puntata. Chiedo scusa che sarà veramente breve perché oggi è in corso un attacco di allergia. Voi avete sentito la parola attacco e eravate già lì, mamma mia, adesso questo qua. Chissà di quale attacco ci parla. No, è un attacco di allergia, che io sono allergico a tanti pollini, a tante piante e in primavera basta che io esca in campagna e subito mi prendo queste forme di allergia grave. Ovviamente ho gli antistaminici, ma ne faccio poco uso perché mi sballano un po', sapete, gli antistaminici un po', insomma. E questa sera volevo semplicemente fare questa breve puntata. Ieri avevo parlato delle ultime crociate e avevo parlato dell'opinione pubblica che è contraria alle crociate. E di fatto alle mie spalle potete vedere i quadri virtuali, le fotografie dei quadri della cattedrale di Chartres di Monet. L'ho detto giusto, Monet, giusto, vero? No, perché ogni tanto mi confondo tra Manet e Monet. E ieri io ho appunto detto che l'opinione pubblica è contraria alle crociate per vari motivi, tra cui quello che l'Islam, il saraceno, il turco, sono visti come anticamere dell'anticristo e quindi sono visti come passaggi necessari alla parusia. Oggi voglio semplicemente dirvi che cos'è la parusia. Per parusia si intende il ritorno alla fede, il ritorno alla religione, dopo un'esperienza di male. In poche parole, davanti al male, davanti a un'esperienza di male, davanti alle cose brutte e cattive della nostra vita, della nostra storia, dei nostri popoli, l'uomo recupera la sua fede in Dio. Questa è la parusia. La parusia che di fatto è il ritorno, tra virgolette, di Cristo dentro di noi. Sappiamo che alla fine del 1800 Nietzsche ha parlato di questo mercante che va al mercato in pieno giorno con una lanterna in mano e gli altri mercanti lo prendono in giro, anzi non era un mercante lui è, tra virgolette, un profeta. Vedete che non sto tanto bene. E gli altri mercanti lo prendono in giro perché va in giro in pieno giorno con la lanterna. E lui cosa predica? Predica la morte di Dio. Dio è morto e l'uomo è il suo assassino. Dio è morto e resta morto e l'uomo è il suo assassino. È il famoso aforisma della Gaia Scienza di Nietzsche, in cui di fatto viene proclamata la morte di Dio nelle coscienze. Nelle coscienze dell'uomo contemporaneo non esiste più Dio. Cioè Dio è morto, non tanto che non esiste più, avevo già fatto una lezione su Nietzsche dicendovi che è stato mal interpretato. Ebbene, la parusia, al contrario, è quando l'uomo ritorna a credere in Dio dopo delle esperienze di male profondo. E la storia dell'essere umano, lo sappiamo, è un intreccio, un miscuglio di cose belle, cose buone, cose cattive, cose brutte. Un divenire, quello sì, ma anche se non vorrei dare pienamente ragione a Hegel o a comunque a Vico, che entrambi riprendono un po' e secolarizzano la concezione cristiana della parusia. Insomma, ci si addentra in un discorso molto complicato perché a questo punto uno di voi o tutti voi mi potrebbe dire. Ma se la parusia è il ritorno di Dio dentro di noi dopo un'esperienza di male, l'esperienza di male è dunque necessaria e qui dovrei silenziare, dovrei star zitto perché è un argomento da 8.000 metri in su, è una bella scalata.
una scalata non di un Everest, di più Everest. Quindi siamo oltre gli 8.000, oltre i 9.000 metri. Il male è necessario, è un tema molto difficile, molto arduo, che interessa quasi tutta la filosofia, anche antica. Il male è necessario, io provo a dire la mia, provo a dare la mia risposta. Poi sarebbe bello che rispondiate pure voi per conto vostro. O che condividiate le vostre riflessioni sotto il mio video. Chiedo scusa anche per questa mia voce molto, molto cupa, da predicatore, non sono molto. Già sono imbarazzato a parlare online con la videocamera e me stesso davanti come se stessi parlando allo specchio. Poi sta allergia, mi ha tagliato un po' le gambe, quindi chiedo scusa per questa voce. Soporifera, ma dicevo, il male è necessario. La risposta che darei io è no, non è necessario, però il male esiste. E mettetela come volete, noi abbiamo tutti dei meccanismi, viene da starnutire, necessari. O Dio ci ha dato delle caratteristiche necessarie, la natura anche, mettetela come volete, affinché sapessimo superare questo male e magari imparare qualcosa dall'esperienza del male. Quindi il male non è necessario, ma essendoci, noi abbiamo alcuni strumenti per, tra virgolette, tirar fuori comunque del bene da un'esperienza di male. Questa è la mia risposta, che non si discosta tanto dalla risposta che darebbe un cattolico, un luterano, ma anche un ebreo e anche un islamico. Ed è questa la mia risposta. Mi piacerebbe sentire le vostre, leggere le vostre, anche perché è un discorso molto più ampio, molto più lungo. Ricordo che la parusia non è una questione apocalittica, non è una questione scatologica. La parusia è una, tra virgolette, una conversione che può accadere durante la vita di ciascuno di noi, non necessariamente connessa all'idea del fine del mondo. E voi mi direte del fine del mondo. Io ho sentito la fine del mondo, ma il fine del mondo non l'ho mai sentito. Ebbene, nella Bibbia esiste il fine del mondo, non esiste la fine del mondo. E mi piacerebbe finire questa breve chiacchierata sulla parusia con questo che vuole essere un messaggio di speranza. A livello cristiano, ebraico, islamico, il mondo non finisce. Il mondo è finalizzato a Dio, è finalizzato a qualcosa di più bello, a un'armonia. Quindi state tranquilli, il mondo non finisce. Può esserci anche una guerra un po' più pericolosa di una regionale, nel senso che può esserci una mezza terza guerra mondiale, ma state tranquilli, il mondo non finisce e non finisce nemmeno l'umanità. Alla fine bisogna avere anche speranza in noi stessi, speranza nella natura. Speranza in Dio, mettetela come volete, io non vi dico cosa credere, ognuno creda come vuole, ma cerchiamo di finirla con messaggi disfattisti, che per carità vengono facili, dicendo che tutto finirà, non finirà niente, semmai tutto sarà finalizzato a qualcosa di più grande di noi. Bene, vado che non ce la faccio più, devo anche starnutire. Buona serata a tutti, ciao ciao.